Allora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati martedì, ossia con un modello e diciamo così, un codice per costruire un grafo di connettività che stavamo testando sui dati GTFS delle ferrovie metropolitane. Codice che, ci ricordiamo, non ci soddisfaceva molto perché di fatto non arrivava alla fine, nel senso che prima che terminasse di fare tutte le query, oltre a chiaramente metterci un certo tempo, ma soprattutto dava un errore, saltava fuori un errore a livello di rete, causato dal numero eccessivo e rapido, molto rapido, di connessioni aperte e chiuse con il database. Noi non stiamo dimenticando delle connessioni aperte, per cui non stiamo esaurendo il numero di connessioni che MySQL è in grado di gestire, perché altrimenti il lavoro salterebbe fuori molto molto prima, cioè giusto le prime due o tre righe. Stiamo però aprendo e chiudendo una connessione tra il nostro applicativo e il database, una connessione che alla fine gira sul TCP/IP della macchina. E per come funzionano i socket, c'è un numero finito, anche se molto alto, anche magari di migliaia, di connessioni possibili, contemporaneamente gestibili a livello di sistema operativo. Il problema è che nel momento in cui noi chiudiamo una connessione, il socket relativo non è immediatamente disponibile, no? C'è un parametro, c'è uno stato del socket che si chiama time wait, in cui ciò che dopo che è stato chiuso aspetta ancora eventualmente un pacchetto di risposta, ma per pochi secondi. Però questi si accumulano dove abbiamo migliaia di chiamate, si accumulano e a volte si supera il numero massimo gestibile del sistema operativo, a volte no. In questo caso, in questo run, sono stato fortunato, nel senso che non ha dato eccezione, nel network exception che abbiamo visto invece martedì. Questa volta non l'ha data, quindi sono anche questioni fini di temporizzazioni, che cosa stanno facendo gli altri processi sul computer, se stanno usando la rete o no. Perché siamo un po' al limite. Allora, ricordiamoci che in realtà il nostro programma funziona correttamente, ma ha un uso spropositato delle risorse di rete che fanno sì che A, alcune volte non arrivi al termine, e B, quando arriva al termine ci mette. Abbiamo qua, l'unica modifica che ho fatto rispetto alla volta scorsa di misurare i tempi della procedura di costruzione del grafo intorno ai 98 secondi. Quindi se noi facciamo un conticino molto semplice, possiamo rispondere alla domanda quanto costa una query. Noi sappiamo che proviamo a scrivercelo per prendere nota. Abbiamo estimated time, cioè il tempo, elapsed time, cioè il tempo trascorso, quindi la versione di martedì del programma. Ovviamente il numero di vertici del grafo, quale sarà? Beh, è uguale al numero di stops che ci sono nel nostro database. Il numero di stops è pari a, sono qua, andiamo alla GT Torino, aspetta, prendiamo la SFM, questo è uguale a 132. Poi quindi il numero di query che sto facendo è 132 al quadrato, perché se ci ricordiamo il codice, la build graph prendeva tutte le coppie di vertici, ci chiedeva isConnected. Per ogni metodo isConnected, per ogni chiamata al metodo isConnected faccio una query di quella alla lunga che abbiamo visto la volta scorsa. Ops. Ed eventualmente aggiungo l'arco oppure no. Quindi 132 al quadrato. Tutti lo sanno fare a memoria, ma io no.
e fa questo numero qua, 17.000 query. Questo vuol dire che il tempo per query, se trascuriamo, questo chiaramente è il tempo di elaborazione complessivo del programma, che comprende sia le query che anche l'aggiornamento del grafo. Però aggiornare il grafo significa poi aggiungere un edge, sarà sicuramente trascurabile come tempo rispetto a quello di interazione con il database. Quindi il tempo per ogni query, ci facciamo un conticino, fa 98442 diviso 17424 e sono circa, vabbè, direi che fermiamoci qua, 1000 secondi. Questi erano 98,442 secondi, ok? 98.000 millisecondi diviso 17.000 query sono circa 5 per 8 più 6 che 5 millisecondi spesi per ciascuna query. Questo è il nostro punto di partenza. Cosa ci dà fastidio? È che, vabbè, innanzitutto non sempre termina questo programma, ma poi ci rendiamo conto che effettivamente noi stiamo aprendo e chiudendo una connessione verso il database ogni 5 millisecondi. Di questi 5 millisecondi è molto probabile che buona parte del tempo, e poi lo misureremo, sia speso proprio ad aprire e chiudere la connessione. Il nostro programma, che non è disconnesso dal database, deve aprire un socket, il database deve accorgersi, il MySQL deve rispondere, autenticarsi, mandare la query, eseguirla, restituire i risultati e poi chiudere la connessione. Quindi, vediamo se riusciamo a rendere il programma più efficiente. Qui non stiamo parlando di efficienza dal punto di vista algoritmico, perché l'algoritmo sarà lo stesso, ma efficiente dal punto di vista di uso delle risorse o di eliminare gli sprechi o le operazioni inutili. Di fatto ci chiediamo, ma l'implementazione che facciamo noi dei metodi del DAO, che prevedono essenzialmente per ciascuna query, prendiamo quella incriminata, di aprire una nuova connessione ogni volta che devo fare la query, per poi, dopo aver fatto la query, chiudere la connessione stessa, è il metodo più efficiente? Sicuramente è il metodo più sicuro, nel senso che dentro quel metodo, questo metodo Java, faccio ciò che devo fare, interagendo col database, quando il metodo è finito rilascio le risorse che non mi servono più. Però potremmo pensare, invece di aprire e chiudere ogni volta la connessione, potremmo pensare di non chiuderla. Apro la connessione all'inizio del programma, la mantengo aperta per tutta la durata dell'esecuzione del programma e poi, quando il programma termina, potrò chiuderla. Allora, a questo punto avrò una sola connessione su cui vengono eseguite tutte le query. Quindi il tempo di esecuzione delle query non cambierà, ma il tempo perso a gestire l'apertura, la chiusura e soprattutto l'apertura della connessione, in teoria dovremmo riuscire ad abbatterlo anche di molto. Ok? Allora io vorrei provare a fare questa operazione, possibilmente senza toccare il DAO. Perché noi abbiamo imparato a programmare in un certo modo: get connection, connection.close. Non vorrei toccare, perché se io decidessi di farlo a livello di DAO, potrei dire, beh, il DAO all'inizio si apre una sua connessione, se la salva in una variabile statica per cui poi la può condividere. Però a questo punto ogni volta, ogni metodo del DAO dovrebbe andare a controllare se questa variabile è già stata inizializzata oppure no. E se avessi più DAO, perché magari ho un database molto complicato, non metto tutto nella stessa classe DAO, avrò varie classi diverse, come fanno in qualche modo a condividere tra di loro la connessione?
Allora, di chi è la responsabilità di fornirmi le connessioni? Non è del DAO, eh? È del DB Connect, noi l'abbiamo chiamato così. Quindi, spostiamoci dentro DB Connect, che sono 5 righe di codice, che non fa altro che delegare al driver manager.getConnection con la stringa di connessione a fortuna, e chiediamoci dal punto di vista Java. Possiamo fare in modo che ogni volta che il metodo getConnection viene chiamato restituisca sempre lo stesso oggetto C e non ne crei uno, ogni volta uno nuovo? Vabbè, sì, certo, è facile. No, basta crearsi una variabile statica dentro la classe di bconnect. Variabile statica è una variabile condivisa tra tutte le potenziali istanze di questa classe, e quindi è unica, ce n'è solo una, anche se in realtà poi di bconnect è una classe che non istanziamo mai, perché ne chiamiamo solamente un metodo statico, ma proprio per questo è una classe che è pensata per non esistere, o per non esistere in più di un'istanza. Quindi noi potremmo pensare di dire, va bene, questa è la urgjdbc, ma poi aggiungiamo una myConnection, che inizializziamo ovviamente a null, e tutte le volte che il DAO mi richiede una connessione nuova, io controllo se la connessione c'è già, allora ritorno quella. Ah, devo farlo static. L'ho detto, poi non l'ho fatto. Ho scritto final anziché static. Se invece la connessione non c'è, quindi è ancora null questo oggetto, il che significa che sarà la prima volta che viene chiamato il metodo getConnection, allora me la creo, la ritorno, ma subito prima di ritornarlo me la salvo. Quindi cosa succede? Che questa myConnection parte null. La prima volta che viene chiamato il metodo getConnection, essendo null, esegue questo codice, in particolare apre una connessione nuova, fa la getConnection vera, ritorna la connessione che ha creato e nel contempo se la salva in myConnection. Dalla seconda volta in avanti, quando questo metodo getConnection viene chiamato, eseguirà questo codice, perché myConnection sarà diverso da null e viene restituito un riferimento alla connessione già esistente. Quindi sono riuscito a ridurre il numero di chiamate alla driver manager.getConnection da 17.424 più qualcuna per tirare fuori l'elenco degli stop a 1. Quindi se tutto va bene avrò un risparmio di tempo che è proporzionale a 17.000 volte aprire la connessione verso il database. Poi lo proviamo a quantificare. Il problema è che non basta far questo, perché? Perché il DAO, se abbiamo detto che non lo vogliamo modificare, qui la maggior parte delle volte non aprirà una connessione nuova, ma ritornerà un riferimento alla connessione che già esiste. Il problema ce l'ho qui, che il DAO alla fine del metodo mi chiude quella connessione. Maledetto. E quindi alla query successiva, l'oggetto connection che viene restituito qua è relativo a una connessione non più valida. L'oggetto esiste, non è tornato null. Se chiudo la connessione, l'oggetto esiste ancora in memoria, ha un indirizzo ancora, quindi non è null. Ma non posso farci delle operazioni sopra.
Quindi get connection mi ritorna lo stesso oggetto di prima, ma a questo punto non sarà più valido. Quando proverò a fare un prepare statement, ricevo un'eccezione, perché la connessione non è aperta. Allora abbiamo due possibilità: o cancellare a manina il connection.close dal DAO, però non mi piace perché abbiamo detto che stiamo sperimentando con la connessione del modello, quindi vogliamo evitare il più possibile di toccare livelli superiori alla nostra applicazione, oppure dobbiamo rendere innocuo questo metodo. Dobbiamo fare in modo che tutte le volte, ogni qualvolta il DAO chiami il metodo close sulla connessione che gli restituisco, questo metodo close invece non la chiuda la connessione. E se la voglio chiudere davvero dovrò chiamare un metodo apposta del dbconnect per dire adesso chiudila davvero, perché sto per uscire dal programma. Come faccio a rendere, come ho chiamato prima, innocuo un metodo, cioè a ridefinire un metodo? Quindi io ho una classe connection che fa un suo lavoro, io vorrei non restituire quella, ma restituirne una leggermente diversa, che faccia tutto uguale, si comporti esattamente come quella che ho già, tranne per il metodo close, che ridefinirò in modo che sia un metodo che non farò più. Allora, detto così, mi viene in mente extends. Creiamo una sottoclasse della connessione che abbiamo e di questa sottoclasse facciamo l'override solo nel metodo close. Le sottoclassi le hanno inventate per questo, no? In fondo. Ho una classe che fa certe cose, a me va bene quasi tutto, ma voglio specializzarla. Quindi faccio una sottoclasse, ridefinisco i metodi che voglio definire, eventualmente aggiungo dei metodi se devo aggiungerne. Quello che posso fare con le sottoclassi è appunto aggiungere cose oppure ridefinire cose esistenti. Non posso ovviamente cancellare quelle che già esistono, è una superclasse. Quindi io farò in modo che questo dbconnect, questo metodo getConnection, restituisca sì un oggetto di tipo connection, ma non proprio questa, bensì una sua sottoclasse che mi definisco da qualche parte io. Problema: io potrei scrivere, diciamo che, allora, visto che ciò che stiamo facendo è alla fine solamente qualcosa che è necessario a dbconnect, quello che posso definire è una classe annidata dentro dbconnect. Conoscete queste cose, no? Cioè io posso definire una classe come un oggetto d'alto livello, quindi creo un nuovo file che si chiama come voglio, oppure se voglio definire una classe che sia visibile solamente un'altra classe, lo posso definire direttamente dentro il corpo di quella classe. Quindi c'è una classe annidata, si chiamerà dbconnect.qualchecosa, non ha un nome suo. Quindi quando si costruiscono classi di servizio di questo genere, di solito è buona norma incapsularle dentro la classe precedente. A questo punto poi posso decidere se renderle classi annidate pubbliche e quindi qualunque oggetto le può usare, oppure, molto più frequente, avere una classe annidata privata e quindi solo io, solo la classe che la contiene, può crearne istanze, può usarle. Quindi verrebbe da scrivere private class, quindi il class lo metto dentro l'altro class, per questo è una classe annidata, sarà una, chiamiamola persistent connection, mi verrebbe da chiamarla die hard, dura a morire, perché non è bello. Una connessione che rimane anche quando cerco di chiuderla. E cosa mi verrebbe da scrivere? Extends connection. Dopodiché dentro farò un override del metodo public, credo sia un void close, dicendo non fai nulla.
qua verrà in maiuscolo, chiedo scusa. Ok? Questo è lo scopo che voglio avere. Fatto così dovrei essere a posto, cioè a posto, poi devo mettere a posto sotto, ma ho una sottoclasse di connection che ha un comportamento lievemente modificato, cioè ignora le richieste di chiusura. Qual è il problema però per cui Eclipse non è contento? Che il tipo connection non può essere la superclasse di persistent connection, perché una superclasse deve essere una classe. E invece connection è un'interfaccia. Ricordate il discorso che abbiamo fatto all'inizio del JDBC, dicendo che tutti i tipi in java.sql sono tutte interfacce, perché gli oggetti concreti li sa solo il driver. E un'interfaccia può essere estesa da un'altra interfaccia, ma non da una classe. Allora, ho due possibilità se io voglio questa classe mia. Questa classe mia potrà estendere, quindi essere sottoclasse, della classe JDBC MySQL vera e propria, la com.mysql.jdbc, probabilmente punto .connection, non lo so, non abbiamo mai saputo come si chiama quella classe. Dovrei saperlo ed estendere quella. Ma mi piace pochissimo, perché va a rovinare tutta l'architettura del JDBC, perché io ho tutto indipendente dal database e poi vado a fare sottoclasse di una classe che funziona solamente con MySQL, quella versione, e non con un altro database. Lo potrei fare, ma non lo voglio fare, perché non voglio iniettare in questo codice la conoscenza di come hanno organizzato le classi i signori della Oracle quando hanno fatto il connector J di MySQL. E allora l'unica cosa che posso fare è fare una classe che si comporti come una connessione, ossia dal punto di vista dell'utente di questa classe, implementi la stessa interfaccia che viene implementata dalla classe di MySQL. Quindi mi faccio un mio oggetto connection da zero, e quindi questo oggetto implementerà da zero tutti i metodi che deve implementare. Ovviamente non è che come la implemento per davvero un oggetto di tipo connection. Prenderò una connection MySQL, oppure quella che mi dà il driver JDBC, se il database fosse altro, e ogni volta che qualcuno chiama un metodo sul mio oggetto persistent connection, io ribalto la chiamata del metodo alla connection vera, quella del JDBC. Faccio un'operazione che non è di sottoclasse, ma di implementazione di una classe parallela che delega alla classe principale tutti i propri metodi, l'esecuzione di tutti i propri metodi, tranne quelli che voglio cambiare. Quindi non è un inheritance, parlando del linguaggio degli oggetti, ma è una delegation. Prendo, poiché non posso fare una sottoclasse di quella classe perché non so come si chiama, la prendo, la incapsulo in una classe più grande, la avvolgo in una classe più grande che avrà gli stessi metodi, cioè implementa la stessa interfaccia, e l'implementazione di ciascuno di questi metodi non farà altro che delegare al metodo originario della classe sottostante. Quindi è un po' nell'ereditarietà dei poveri. Costruisco una cosa che non è una vera sottoclasse, ma che ha gli stessi metodi e richiama quelli di partenza, tranne quelli che io voglio modificare. Quindi, dimentichiamoci la soluzione breve e diciamo, vabbè, un'altra classe che implementi la stessa interfaccia connection. Se implemento interfaccia connection, java.sql.connection, il mio DAO, cioè il mio cliente, non si accorge di nulla, perché lui si aspetta un oggetto di tipo connection.
che sia quello di JDBC, vero, di MySQL, oppure sia il mio, non se ne accorge. A patto che io ovviamente implementi tutti i metodi che sono previsti dall'interfaccia connection. Allora, chiediamo a Eclipse, dimmi un po' quali sono i metodi che connection prescrive, richiede e io non ho ancora implementato. Sono tanti, sono 370 righe di codice. Perché ovviamente connection è un'interfaccia abbastanza grande. Per avere una vista d'insieme, questi sono tutti i metodi che dobbiamo implementare. Quindi un oggetto persistent connection deve avere il metodo commit, metodi che non conosciamo, non ci siamo mai curati di conoscere, ma dobbiamo implementarli. Questa è la differenza rispetto alla sottoclasse. La sottoclasse parte come una copia della classe, della superclasse, e poi faccio l'override di ciò che mi serve. Mentre invece quando creo una classe che implementa un'interfaccia, parte da zero, perché non ha una classe precedente da cui costruire, da cui ereditare l'implementazione dei metodi. Li devo mettere tutti. Ma la maggior parte di questi sarà un'opera di pura e semplice pazienza. Ad esempio, allora, questo oggetto persistent connection, lui da solo non ha non ha la capacità di parlare col database, quindi di implementare davvero questi metodi. Però possiamo fare in modo di nascondere dentro, per questo prima parlavo di incapsulare, di fare il wrapping, no? Incartare una connessione di quella del database e me la salvo qua dentro. Quindi io posso avere un membro privato di tipo connection qui dentro, me lo salvo, e poi ogni volta che qualcuno chiama un metodo sulla mia classe, io non faccio altro che ribaltarlo, o in gergo corretto si dice delegarlo, all'oggetto connection con. Quindi qua io devo implementare un boolean iswrapper flow for, eccetera, eccetera, ritornerò con.iswrapper for. Non iface, ma R0. Qui non mi interessa, lascio il punto interrogativo, va benissimo, perché tanto fa semplicemente riferimento, no, non lo voglio personalizzare. Quindi io implementerò tutti i metodi in questo modo. Devo implementare un metodo? Va bene. Chiedo all'oggetto con sottostante, di chiamo il metodo corrispondente di uguale nome, passando gli stessi parametri, quindi fa semplicemente un livello in più. Quindi chi chiama i miei metodi vedrà lo stesso effetto che vedrebbe chiamando i metodi della classe sottostante, della classe incapsulata. Facciamo un altro caso. Questo è un metodo void, quindi non devo fare nessun return, ma farò semplicemente con.abort di executor, passando lo stesso parametro. È un'operazione di pazienza di andare a fare questa operazione su tutti i metodi tranne close, guardalo qua, in cui non facciamo connection.close perché altrimenti vanifichiamo tutto, ma lasciamo pure vuota l'implementazione. Allora, io vi risparmio la sofferenza, perché l'ho già sofferto una volta, due mi sembra troppo, mi sono già preparato questi metodi modificati, e quindi fatemi fare un copia e incolla, tanto
non c'è nulla di intelligente in questa operazione, basta solo fare attenzione a chiamare il metodo col nome giusto e che i parametri coincidano. Copia da qua. Eccoci qua. Dunque, vediamo se è vero. Ok, andiamo a caso, set save point. Quindi ritorno un save point, non ha parametri, ho chiamato con.setSavePoint, senza parametri. Quell'altro che è un parametro tipo name, gli passo anche il name e lo ritorno. Quello è col void, ovviamente non c'è il return, semplicemente chiama lo schema, eccetera, eccetera. Quindi, l'operazione di pazienza, tranne ovviamente, quindi lo faccio così per tutti, tranne che per il metodo close, che se non è in ordine alfabetico è su in alto. Ecco. Quindi abbiamo una classe che quando viene creata è in grado di reinstradare tutte meno una le proprie richieste verso l'oggetto con sottostante. E questo oggetto con sottostante da dove arriva? E beh, glielo devo passare ovviamente. Definirò un costruttore per questa classe che riceve come parametro l'oggetto connessione da salvarsi. Quindi creerò un costruttore public, può anche essere pubblico perché tanto è già la classe privata, si chiama Persistent Connection. Costruttore che riceva come parametro una connessione C che la salva a public public. E la salva dentro la mia variabile. Quindi io ho una qualunque connection che mi arrivi dal driver JDBC, io creo un nuovo oggetto, dico persistent connection, passandogli la connessione di partenza. Allora questo crea un nuovo oggetto che incapsula quello precedente, lo incarta, non è vero che chiamo wrapping, lo incarta, un pacchetto nuovo. Ma in realtà tutto ciò che fa il pacchetto viene direttamente delegato all'oggetto sottostante tranne un metodo che è stato ridefinito. Allora, con questo nuovo oggetto possiamo più tranquillamente tornare al nostro getConnection e dire: guarda, io non ti ritorno, caro chiamante, direttamente l'oggetto che arriva dal driver manager, perché questo ha un metodo close funzionante. Io ti ritorno invece l'oggetto modificato. Quindi questo driver manager.getConnection va bene, ma io poi farò, lo sostituisco con un nuovo oggetto persistent connection a cui passo quella precedente. Dunque, questo qua deve essere una classe statica, perché lo sto chiamando da un metodo statico. Quindi, ma poi gli ho dato lo stesso nome C, perché comunque è un oggetto di tipo connection che implementa l'interfaccia connection. Ma la connection che restituisco io al metodo close non funzionante. Quindi di fatto inibisce metodo close. Now, queste sono le porcate che devono fare le librerie di basso livello per permettervi di accedere agli oggetti come se fossero oggetti standard,
ma nascondendovi delle ottimizzazioni che gli permettono di andare più veloci. Questo è molto semplice. Dove abbiamo voluto mantenere intatto il comportamento, l'interfaccia, la semantica dell'oggetto connection che viene usato dal programma. Chiunque abbia imparato a programmare con JDBC non si accorge di questo. Vede semplicemente che il suo programma va più veloce. Forse. Proviamo. Ok? Quindi noi abbiamo questa nuova versione potenziata di DB Connect che all'insaputa dei livelli superiori conserva la connessione. Vediamo se il risultato vale la candela. Allora, sta costruendo delle cose che presumiamo siano le stesse. A occhio sembra un po' più veloce, ma l'unica verifica vera ce l'abbiamo qua. Allora, qua sicuramente termina ogni volta che lo lancio, perché non fa casino con i socket, non ne apre decine di migliaia. E soprattutto, versione odierna, che usa persistent connection, ha un elapsed time di 18 secondi. Da 98 secondi. E eccolo qua. Questo vuol dire che il tempo per ogni query è sceso a 18.053 diviso il numero di query, 1.7 424 1,036 millisecondi. Siamo scesi da 5 quasi 6 a 1 millisecondo. Questo vuol dire che di quei 5 quasi 6 millisecondi, 4, 4 e mezzo erano spesi a fare apri e chiudi la connessione e solo uno a fare la query. Quindi avevamo l'80% del tempo perso, in un'operazione che si poteva eliminare ragionando un po' meglio sull'organizzazione del codice. Allora, di questo non ci siamo occupati fino a oggi perché non abbiamo mai avuto dei casi in cui dovessimo fare così tante query. Quando fai una query all'inizio per caricare tutti i dati, o fai 5-6 query, o ne fai 100. Quando cominci a farne 20.000, allora il costo di fare una query, se la query non è complicatissima, può diventare paragonabile, se non, anzi, per farlo molto superiore, il costo di aprire la connessione per fare la query è molto maggiore del costo della query stessa. Senza contare lo stress sul sistema operativo che avrà un socket solo, ci fa le query dentro e basta. Adesso ho dimenticato di fare la close, ma tanto il programma finisce. Quindi quella connessione muore con la morte del programma. Questo non ha cambiato, non cambia la complessità asintotica del programma di nulla. È sempre n quadro. Anzi, un po' di più perché la query non ha un tempo costante, al crescere del numero di vertici. N quadro per la complessità della query, c'è il doppio loop che mi fa la complessità n quadro moltiplicato dalla complessità della query. Bisognerebbe capire quanto cresce la complessità di quella query al crescere il numero di stop. Dovrebbe fare dei confronti avendo dei database con meno stop, più stop, eccetera, vedere se quella query ci mette sempre un millisecondo, a volte ce ne mette di più. La sorpresa ovviamente è che ce ne mette di più. Quindi la complessità asintotica in termini di potenza è sempre, non è esponenziale, è sempre polinomiale, non è cambiata. È chiaro che è stata abbattuta di dell'80%, il coefficiente moltiplicativo
è 1 anziché 5. Quindi 4 su 5 l'ho risparmiato. Quindi anche se uno dice, sì, ma asintoticamente non ci hai guadagnato, sì, però possiamo portarci a casa la merenda piuttosto che no. Quindi questo è un primo passo. Volendo ci sono dei passi successivi, nel caso in cui avessimo applicazioni che hanno esigenze ancora maggiori di prestazioni rispetto al database, che vanno sotto il nome di connection pooling. Quindi questa è una soluzione relativamente artigianale, però per i nostri scopi funziona e perché no, da adesso in avanti potremmo usare questa come DB Connect di default. Ma se volessimo fare di più, è già previsto nelle librerie JDBC un livello superiore, che prende il nome di connection pooling, ossia, noi quello che stiamo facendo adesso è apriamo una connessione e la teniamo aperta per tutta la durata del programma. Però, cosa capita se il programma avesse bisogno di più connessioni? Perché magari deve fare tante query, perché magari ha dei thread paralleli, ciascuno dei quali deve fare le query indipendentemente dall'altro. E soprattutto questo nasce nel momento in cui o abbiamo dei programmi usati da più utenti contemporaneamente, quindi un'applicazione web per dire, oppure nel caso in cui ho delle transazioni, SQL, no? Transaction a livello di SQL. Sapete che una transaction viene aperta, poi vengono fatte delle query in mezzo, poi quando chiudo, faccio il commit della transazione, l'effetto delle query viene applicato istantaneamente, atomicamente, no? Però all'interno di una transazione, scusate, all'interno di una connection posso avere una sola transazione aperta. Quindi sono parti di codici diverse che lavorano su transazioni diverse e devono lavorare in connection diverse. Quindi il fatto che tutte condividano la stessa connessione col trucchetto di non chiuderla può essere limitativo se andassimo su applicativi più grandi, non a caso io qua ci ho messo, l'ho chiamato Enterprise Feature per dire se scaliamo su dimensioni più grandi questa soluzione qui non ci basta. Allora, si ragiona in questo caso su un pool di connessioni, un gruppo di connessioni. Un pool di connessioni è un numero, 5, 10, 20, 80, beh, dipende quanto è grande la vostra applicazione, di oggetti tipo connection che vengono aperti dall'applicazione verso il database all'inizio, all'avvio. Quindi, quando il programma parte, apro, diciamo, 20 connessioni, metto lì un numero, che stanno lì in idle, ferme. Pago un costo iniziale allo startup, quindi quando il programma si avvia, aspetto 2 secondi che queste connessioni vengano aperte. No, abbiamo visto che sono 4 millisecondi l'una, quindi per 20 4 per 20 insomma, è pochissimo, 80 millisecondi. Un decimo di secondo me la sono cavata. Quindi aspetterò un decimo di secondo in più quando il programma parte, ma ho 20 connessioni aperte. A quel punto, quando ho bisogno di fare delle query, gli applicativi chiameranno una get connection che però, anziché aprire una connessione nuova, prende in prestito una delle connessioni esistenti. Quindi da questo pool ci saranno alcune connessioni che sono libere e altre che sono state prestate a un metodo di un qualche DAO che ne ha bisogno. E quando quel metodo del DAO non ne ha più bisogno, anziché chiudere la connessione, la restituisce al pool, quindi ritorna ad essere disponibile. Quindi in questo modo anche qua viene ridefinito il metodo close in un modo un pochino più furbo. Quindi anziché dire close non chiude niente, dico close, mi segno che questa qua è utilizzabile, non più prendibile, è nuovamente prendibile in prestito da altri. Poi una volta che ho un pool di connessioni, in realtà questo si apre a tutta una serie di ottimizzazioni sul fatto che quando magari il programma fa più lavoro apro più connessioni, quando il programma invece è in un momento tranquillo, è 3 di notte e nessuno lo sta usando, allora chiude una serie di connessioni per risparmiare risorse, risparmiare memoria. Queste sono ottimizzazioni, diciamo, di secondo livello. Come viene implementato questo concetto di connection pooling in JDBC? Attraverso una classe diversa che si chiama data source. Una classe, un'interfaccia diversa.
noi abbiamo, noi già conosciamo questo oggetto connection che usavamo per aprire direttamente la connessione dal driver manager. In realtà la specifica JDBC prevede anche un altro modo per ottenere le connessioni, che è questa classe DataSource. Questa classe DataSource implementa, infatti, è l'interfaccia che permette di implementare i connection pool. Quindi, questo è un ipotetico diagramma delle classi, perché poi ovviamente l'implementazione la fanno le classi specifiche di ogni singolo driver JDBC. Vabbè, qui c'è un esempio di confronto di tempi, ma vedete che il rapporto 1 a 5 è quello che avevamo già visto nel nostro esempio. Allora, salto queste slide perché sono relative ad applicazioni web con Tomcat. Se noi volessimo dare al nostro programma la capacità di gestire anche qui dei pool di connessioni, lo possiamo fare appoggiandoci, non ce l'abbiamo implementata soli perché è complicato, ma esistono diverse librerie che lo fanno. Il driver JDBC della Oracle non lo fa da solo, quindi è una funzionalità che non è implementata in modo nativo dal driver JDBC. Però ci sono altre classi che si mettono sopra il driver JDBC e forniscono una funzionalità aggiuntiva, un po' come abbiamo fatto noi adesso. È chiaro che non se la cavano con una classe ridefinita, dovranno fare un pochino più di lavoro, però danno le capacità di connection pooling a dei driver JDBC che non ce l'abbiano nativamente, come quello di MySQL, per esempio. Allora, uno dei progetti open source che sono quattro che vanno per la maggiore, io qui vi accenno solo, diciamo per le nostre esigenze non avremo bisogno di usarlo, però vi accenno così capiamo come funzionano. C'è uno dei progetti open source che va per la maggiore, è questo che si chiama C3P0, il cui nome è ovviamente un gioco di parole su C3PO, che era il robottino di Star Wars. No, questo è l'altro, questo è R2D2, ho sbagliato il robottino nella figura. C3P0 era quello piccolo, giusto? Non lo so, siete troppo giovani. A me non è piaciuto, quindi non me lo ricordo bene. Questa libreria qui implementa connection pooling. Allora, come si usa? Beh, innanzitutto ho bisogno di definire, di creare l'oggetto data source. Questo lo faccio una sola volta all'inizio del programma. E qui ci sono, c'è il frammento di codice che trovate direttamente anche sulla documentazione. Creo un nuovo combo pool data source e ovviamente devo impostare tutta una serie di proprietà su questo oggetto data source che permettono al data source di creare le connessioni. E quindi ad esempio la JDBC URL, le credenziali per accedere al database e così via. E ho quindi questo oggetto che qui è stato chiamato CPDS. Questo CPDS è il data source, è una classe di tipo combo pool data source che è definita in java.sql e ha un metodo getConnection. Quindi questo metodo noi chiameremo il getConnection non più sul driver manager, driverManager.getConnection, ma cpds.getConnection. Questo restituirà un oggetto di tipo connection, ovviamente, che implementa l'interfaccia connection, ma la implementerà in modo diverso, non è lo stesso oggetto che avevamo prima, sarà modificato. Quindi a questo punto però la usiamo, per quello vi ho fatto l'esempio prima, la usiamo nello stesso modo, sappiamo che è un oggetto diverso, ma implementando la stessa interfaccia i metodi del DAO non si accorgono di nulla. Quindi il nostro DB Connect, come prima operazione, la prima volta che viene chiamato, anziché fare ciò che fa adesso, che prende la connessione dal driver manager, può creare un oggetto di tipo connection pool data source.
e ogni volta che ne ha bisogno chiamo direttamente una get collection dal pool. Non ho più bisogno di salvarmela. La differenza è che quando faccio connection.close, il significato del metodo close è cambiato, perché queste connessioni, quando eseguono il metodo close, non fanno altro che ritornare nel pool di connessioni libere e non vengono chiuse. La chiusura effettiva delle connessioni la devo fare con un metodo a parte, parlando direttamente col data source, col pool. Dice: caro pool, ho finito, chiudi tutto. Quindi l'apertura e la chiusura si fa parlando col pool. Il prestito e la restituzione si fa parlando anche sempre col pool, punto getConnection, prendo in prestito. Non vuol più dire apro, vuol dire semplicemente prendo in prestito. E pool datasource punto close significa restituisco. Questo vuol dire che i nostri metodi dei DAO non cambiano di nulla. Per quello che, come modo di pensare, ho preferito anche prima dire: non togliamo questo connection.close, perché se questo è un oggetto di tipo connection si deve comportare così, e l'oggetto di tipo connection, leggi la documentazione, c'è scritto che devi fare close, e allora il programmatore lo farà e lo dobbiamo farglielo fare, solo che il significato del close cambia a seconda che sia una connessione singola, stand alone, che sia una connessione persistente, come l'abbiamo chiamata noi, o che sia una connessione di un pool appartenente a un pool di connessioni. Il significato di close cambia, ma il pattern di programmazione, il template, no, la sequenza delle operazioni, è sempre la stessa. Perché? Perché l'oggetto è sempre un oggetto di tipo connection. Non possiamo rompere il contratto dell'oggetto connection che dice certe cose, l'interface, no? Ciò che è scritto nella documentazione dell'interface. Possiamo implementarla con classi più furbe che facciano di meglio. Questa è un po' la logica per cui ci serve effettivamente questo livello di disaccoppiamento tra l'implementazione e l'interfaccia, perché ci permette di ottimizzare le prestazioni senza modificare il codice che lo usa. Quindi, vabbè, se qualcuno mai avesse voglia o bisogno, necessità soprattutto, di andare a ulteriormente a migliorare le prestazioni, nel caso in cui si accorga che il problema è, no, l'avere una connessione sola, allora potete andare a vedere ad esempio librerie di questo genere. Come vi dicevo, per le necessità che abbiamo noi, non facciamo praticamente multitrading e di fatto non facciamo transazioni, la soluzione che abbiamo ora costruito insieme, quella del persistent connection, è più che sufficiente. Ci togliamo dai piedi il problema del tempo di connessione, perché lo facciamo una volta solo all'inizio, e basta, continuiamo a lavorare come sempre. Semplicemente abbiamo sostituito la classe di bconnect con quest'altra, che sarà lunga 350 righe, ma sono 350 righe di cui quelle intelligenti sono questa, essenzialmente, no, rispetto a prima. Le altre sono semplicemente una reimplementazione di tutti i metodi. Quindi con questo, diciamo, rendiamo gestibile, riusciamo anche a evitare i problemi che magari avete avuto ieri in laboratorio per gestire il progetto, che erano dovuti proprio problemi alla scarsa efficienza della connessione. Non cantiamo vittorie, perché se io provassi a cambiare il database e passare dal database dell'SFM a quello del GTT, dove i vertici non sono 132 ma sono 6800, beh, è ovvio che fare 6800 al quadrato connessioni non avremmo mai pensato, ma chissà come si comporta adesso l'applicativo nostro. Vediamolo. Proviamo a costruire il grafo di tutta la GTT. Io l'ho lanciato, eh. Sta facendo query, eh.
Oh, ne ho trovato una. Comincio a trovare ogni tanto con calma delle coppie di stazioni connesse. Sta facendo tutte le coppie di 6800 stop, quindi il numero di query totali sarà semplicemente 6800 giù di lì al quadrato, no, 6800 al quadrato, quindi solamente 46 milioni circa, una cinquantina di milioni di query. Quanto dura ciascuna di queste query? Non lo so, non credo che duri solamente un millisecondo, perché il database su cui, la tabella su cui sta facendo, una join di 5 tabelle ovviamente, che sono tutte molto più grandi. Allora, solo per avere un'idea dell'ordine di grandezza, fatemi stoppare il programma, io avevo messo nel DAO un calcolo dei tempi, il metodo isConnected. Facciamoci stampare da disconnected alla fine di ogni query quanto tempo ci ha messo, ogni singola query, ok? Nel caso del GTFS lo sappiamo, se abbiamo fatto i conti verrà più o meno un millisecondo nel GTFS, dell'SFM. Nel caso della GTT completa, no, non devo, ho lanciato il main di, sbagliato. Questi sono le durate quindi non scendono sotto il millisecondo, ma sono diversi millisecondi, 2, 3, 4, 6 ci sono degli 8. Beh, la prima 29 probabilmente paga probabilmente l'inizializzazione che MySQL sta facendo. Però quello che possiamo immaginarci è, mettiamo un valore indicativo, 10, probabilmente approssimato per eccesso. Diciamo 5. Vi piace 5 come valore indicativo di questi millisecondi? Vuol dire che noi, il programma sta andando avanti, confidiamo che vada avanti senza terminare le risorse. Però se questo è il numero di query che fa, per 5 millisecondi, quindi 0,005 secondi, sarà terminato tra soli 231.000 secondi. Quante ore sono? Ma 64 ore. E abbiamo costruito il grafo. Non è colpa mia se è così grosso. Vuol dire che se dovessimo veramente lavorare con questo grafo, o troviamo dei metodi molto più furbi, o query più veloci, oppure metodi per evitare questo n quadro. Quindi se io facessi una query che anziché magari 5-10 millisecondi, ce ne mettesse anche 10 secondi. Ma anziché farne n quadro, 64 milioni, ne faccio n, 8.000, sono ricco. Quindi bisogna un pochino provare, no? A vedere tutte le versioni diverse. Oppure, se non ci riusciamo, qual è l'unica soluzione che abbiamo? Lasciarlo girare. E alla fine, questo grafo, anziché buttarlo nella spazzatura, quando il programma termina, me lo salvo. Qual è il problema? Perché è lento così? Perché hanno 8.000 nodi? Sì, va bene, è vero, ma soprattutto perché per ogni arco devo fare un lavoro incredibile. Ma se io una volta che l'ho fatto una volta, 64 ore, lasciamo girare 3 giorni e lasciamolo girare. Poi mi salvo un'altra tabella del database in cui c'è vertice, vertice, per tutti e soli gli archi che ho trovato, sono a posto. Avrà poi le righe che deve avere questa tabella, ma poi la prossima volta quando leggerò il database ho già l'elenco degli archi, belli che fatti e cucinati. Quindi alcune volte io so che è complicato
costruire una struttura dati la prima volta, ma se riesco comunque, se è comunque fattibile, se anziché 64 ore tipo è stato scritto 64 giorni, non vi farei questo ragionamento. Ma 64 ore sono qualche giorno, poi magari su una macchina un po' più veloce sono anche un po' meno. E allora poi posso salvare il risultato. Quindi faccio un po' di pre-elaborazione, cosa che avviene sempre nei problemi complessi. Non pensate che Google Maps possa rispondervi in mezzo secondo a un percorso molto complicato se non ha speso a monte giorni e giorni e mesi di elaborazione per calcolarsi già tutta una serie di cose, che non ci dicono ovviamente, ma che sicuramente sono, richiedono molto tempo, poi vengono salvate perché poi saranno riusate migliaia di volte nelle query delle interrogazioni. Cioè il grafo sarà una volta sola, lo costruisco e è finito. Fino a quando la GTT non cambia i percorsi, quel grafo lì non cambia. Quindi posso spendere anche diversi giorni per riuscire a lavorare. Okay? Quindi abbiamo capito che è meglio stopparlo perché tanto queste ore non le abbiamo e non le vogliamo spendere davanti a uno schermo di questo genere. Martedì c'è uno di voi, chi era? Una delle ragazze qua che mi ha messo una pulce nell'orecchio su un modo alternativo, sei tu, io sono fisionomista come ha detto, ma se facessimo in modo diverso, mi hai detto io pensavo di reinterpreto, se noi avessimo l'elenco di tutti i percorsi che vengono fatti da tutti i mezzi, quindi andiamo a interrogare direttamente la tabella stop times, no? Che è quella più grande, però è un elenco, per ogni stop time vado a vedere, quello mi darà tutte le corse di tutte le linee. E io basta che vada a prendere, se questa qua è il trip ID 10.000, poi ho 10.001, ne ho altre, per ogni trip ID vado a vedermi in ordine di sequenza i vari stop ID. Questo ho fatto una cernita delle colonne di stop times. Stop times in particolare mi dà appunto per ogni trip una sequenza di fermate. Per ciascuna fermata dà il tempo di arrivo e il tempo di partenza, che poi se il significato vero della tabella stop times sono i tempi, ma ovviamente mi dice anche qual è la fermata. Allora io ciò che ho fatto semplicemente è quello di dire dalla GTFS stop times la metto in ordine, ordino la tabella per trip ID in modo da avere vicino le fermate della stessa trip. Non voglio mescolate, la fermata di Van del 10, la fermata del 32, la fermata del 25, che poi non è più capito che nulla. E all'interno dello stesso trip le ordino per stop sequence. Quindi io ho effettivamente la sequenza delle fermate. Quando parte per trip ID. Allora, questo cosa mi fa dire? Visto così. Visto così mi fa dire che io dovrò aggiungere nel mio arco, nel mio grafo, un arco tra lo stop con ID 5237309 e 5236003. Perché? Perché sono fermate che avvengono consecutivamente al posto 4 e al posto 5 dello stesso trip. Quindi in questo caso avrei un algoritmo che effettivamente ha complessità lineare, non più nel numero, ovviamente non nel numero di stop, ma nel numero di stop times. Allora, questo ho provato a far girare questa query sul grafo della GTT, non quello del SFM, quello grosso, credo, e mi ha ritornato, aspetta che controlliamo solo, sì, la tabella stop times della GTT ha 1.761.000 righe, quindi questa query mi ha restituito ovviamente 1.700.000, è lo stesso numero? Sì, ma qui c'è
1761701. Vabbè, un numero, forse, ma perché in realtà questo numero qua è sempre approssimato. Vedi, c'è scritto qua approssimativamente. Mentre qua il risultato della query è giusta. Quindi mi ha messo in ordine quel 1.700.000 righe. A questo punto io potrei prendere, leggere dal metodo del DAO, leggere uno per uno queste righe, e l'unica cosa che devo fare è andare a controllare ogni riga, confrontarla con la precedente, se il triplo è lì lo stesso, allora aggiungo un arco tra lo stop ID attuale e lo stop ID della riga prima, che mi sono salvato ovviamente dentro il loop. Se invece a un certo punto il trip ID cambia, boh, non faccio niente. Quindi confronto trip ID del record attuale è uguale al trip ID del record precedente, se no non faccio niente. Se sì, aggiungo un arco tra lo stop ID attuale e lo stop ID precedente. Aggiungo un arco, nel senso lo aggiungo se già non c'era. Ma questo è un lavoro che il simple graph lo fa già da solo, no? Anche l'erected. Se cerco di aggiungere un arco che già c'era, lui non si arrabbia, no, semplicemente non lo aggiunge. Dovrei fare attenzione nel caso in cui avessi un multigrafo, allora non voglio veramente aggiungere tutti questi archi. Allora, questa è un'altra soluzione. Abbiamo detto nella complessità lineare, il tempo però in secondi quanto sarebbe? Non lo so perché non l'ho implementato fino in fondo, però io la prova che ho fatto per capire se potesse essere fattibile è di eseguire questa query. Questa query qua richiede, ho fatto due o tre prove, circa un minuto. Qui ho salvato i tempi, se provassi a rieseguirla, probabilmente lui pensa, no? E sta circa un minuto, la prima volta era 1,01, la seconda volta 52,6 secondi. Quindi immaginiamo che il programma all'inizio parte e sta fermo un minuto, non fa nulla. Il nostro programma veramente non fa nulla, lavora tutto il database. Perché ho fatto statement.execute query e poi quella chiamata execute query ritorna un minuto dopo quando il database avrà finito. Quindi pago un minuto di tempo più il tempo che ci metterò a leggere questi 1.700.000 risultati, che ormai sono già calcolati, e creare gli archi. Però sarà di nuovo qualche millisecondo a riga, neanche. Quindi vorrebbe dire 1 milione di millisecondi, forse un altro centinaio di secondi, via un altro minuto, forse due, bisognerebbe provare. Non è difficile, ma non voglio incasinare il DAO con due versioni così diverse. Questa volta ci ha messo 54,1, quindi vedete che più o meno l'ordine di grandezza è circa di un minuto. E lo stiamo facendo sul grafo GTT, che dall'altra parte abbiamo detto che è un altro metodo, quindi qui probabilmente 2-3 minuti riusciamo a portarcelo a casa, e nell'altro metodo abbiamo calcolato 64 ore. Quindi in questo caso sarebbe decisamente migliore la sua idea, la sua implementazione. L'unica cosa a cui bisogna fare attenzione, che io eviterei di fare, è evitate di fare un metodo get all trip times, che faccia questa query e restituisca la collection con 1.700.000 stop times. Se non vi servono davvero questi stop times, è uno spreco di tempo e di memoria andare a allocare 1.700.000 oggetti Java, per poi restituirli dal DAO al model, il quale fa semplicemente questi confronti e poi butta via tutto. Quindi a quel punto sarebbe qualcosa che va implementato quasi direttamente dentro il DAO, a cui gli passo il grafo e il DAO aggiunge l'arco. È un po' sporcare, no, la pulizia della separazione tra il modello e il database. Però a volte per efficienza ci si sporcano anche le mani. Quindi questo è un metodo sicuramente perseguibile e forse anche molto più semplice dal punto di vista della query, perché non aveva bisogno della quella complicata, era un pochino più articolato dal punto di vista dell'organizzazione del codice, ma tra l'altro questa stessa query, se io la facessi sul grafo GTFS su cui abbiamo visto
tutto fino alla fine dovrebbe essere praticamente istantanea. Però sul grafo GTFS, ok, ho 0,03 secondi, 30 millisecondi, più altrettanto, o giù di lì, per caricarsi il grafo, sto spendendo forse 1-2 secondi con questo metro. Nell'altro metro ne spendevo forse 18, non mi ricordo più, 12, qual era il numero. Non mi fa questa grossa differenza. Invece nell'altro caso del grafo GTT sto passando da 2-3 minuti a 64 ore. Allora, come sempre, le soluzioni migliori si vedono sui problemi più grandi, distaccano nettamente l'altro, perché una è una soluzione intrinsecamente quadratica, n quadro, e l'altra è una soluzione intrinsecamente lineare. Ok, quindi se volete divertirvi, io poi lo proverò a fare su un progetto separato, giusto per avere la controprova dei numeri che abbiamo buttato qua, però a livello di ordine di grandezza dobbiamo farli questi ragionamenti. Poi solamente l'implementazione ci dirà se il ragionamento che abbiamo fatto quadra come valore. Però per poter valutare se andare verso una strada oppure un'altra, sicuramente questa è migliore rispetto a quella più naive del considerare tutte le coppie che avevamo implementato la prima volta. Ci sono altre idee ancora migliori? Non per questa volta. Ok, allora interrompo qua, facciamo intervallo. Poi verrà Squillero a iniziare il nuovo e ultimo capitolo del corso, che è quello sugli algoritmi di simulazione.